Primo risacco. Nonché il primo di tre risciacqui. In quasi tutti i programmi, eccetto il lana e lavaggio a mano, ovviamente anche nei programmi centrifuga e scarico, è possibile selezionare fino al massimo di 5 risciacqui. C'è ancora un po' di schiumetta, ma vi posso assicurare che comunque le centrifughe intermedie aiuteranno a risciacquare bene questo carico. E detto questo, ci vediamo alla centrifuga del primo risciacquo. Bilanciamento per la centrifuga di fine primo risciacquo. Oh, direi che l'ha presa forse. No. Sempre un po' sbilanciata, ma vedo che è riuscita abbastanza a prenderla, però più o meno. Questa è parecchio sbilanciato. La presa però, lo spunto è molto sbilanciato, vediamo se la tiene, ma ne dubito molto. La presa molto sbilanciata, si sentiva. Centrifuga di fine primo risciacquo a 800 giri. Dopo quello spunto che si vede nella parte prima, la lavatrice si è ovviamente fermata a ribilanciare il carico perché, come si poteva capire, era troppo sbilanciata per lanciare una centrifuga così. Infatti, dopo aver corretto il bilanciamento, la centrifuga è partita molto meglio, come possiamo vedere. Secondo risciacquo. Come possiamo vedere, c'è leggermente ancora qualcosa di schiuma, ma pochissima. Comunque la centrifuga intermedia a 800 giri ha dato già i suoi frutti.
Vi assicuro che comunque il carico uscirà ben risciacquato e soprattutto comunque la centrifuga finale a 1000 giri darà i suoi frutti. Ok, ci vediamo nella centrifuga di fine secondo risciacquo. Bilanciamento per la centrifuga del secondo risciacquo. Ai ai ai. Ci vediamo quando parte. Centrifuga del secondo risciacquo. Come si può vedere, la partenza dopo vari tentativi di bilanciamento è risultata veramente molto sbilanciata, come si può notare. Come si può anche notare dell'acqua che esce. Ok, e adesso ci vediamo nell'ultima parte con l'ultimo risciacquo e centrifuga finale. La presa veramente sbilanciata, come si è potuto vedere.